Buon pomeriggio e bentornati a Raccontalo ad Antonio. L'ospite della puntata di oggi è sicuramente uno dei volti più conosciuti del nostro paese. Sto parlando dell'attrice Lorenza Indovina. Buon pomeriggio, Lorenza. Buon pomeriggio a voi. Benissimo, Intanto, appunto, come stai? devo dire, nonostante tutto sto molto bene. E allora, questa è la cosa sicuramente più importante per tutti noi. Iniziamo invece a parlare cronologicamente della tua carriera, no? Tu, dopo Sì. esserti diplomata all'Accademia Silvio D'Amico nella tua città, nella tua Roma, inizi a lavorare tra teatro, cinema e appunto televisione. Cosa preferisci tra le tre discipline? Diciamo, dove ti senti più a tuo agio? Ma guarda, io mi sento a mio agio in tutto quello che è recitare, diciamo, in qualsiasi forma esso sia. Adesso ho pure fatto delle letture di libri, insomma, qualsiasi cosa a cui io posso dar voce, sono super felice. Quindi, diciamo, mi trovo molto bene in tutti gli ambiti. Poi posso dire che magari lavorando più in cinema e televisione ogni tanto mi manca il teatro, però lo vado a vedere, ecco. Diciamo appunto quindi una passione totale a 360 gradi. Sì, L'importante è assolutamente. esatto, che reciti e fai appunto quello che ti piace. Poi diciamo Sì, il posto il poco cambia. posto poco cambia, bravo. Tu durante appunto la tua carriera hai lavorato con diversi attori, no? In diversi ruoli, passando appunto dal brillante magari con Antonio Albanese al drammatico al fianco di Sergio Castellitto nel famoso Padre Pio che tutti ricordiamo. Ma a mio parere uno dei lavori più belli è senza dubbio il tuo ruolo nel film Un amore, no? Che poi ti ha valso anche Sì. degli Sì. importanti riconoscimenti. Che ricordo hai di quell'esperienza? Ma un ricordo bellissimo, mi ricordo che ero assolutamente terrorizzata perché era una produzione molto difficile perché erano tutti piani sequenza e quindi diciamo che la sequenza è quella tecnica di regia per la quale non si fanno tagli, quindi quando inizia la scena c'è la macchina da presa che ti segue per tutto il tempo, mentre invece normalmente uno fa prima il campo largo, poi i primi piani e ogni ciak che uno fa, ogni pezzettino che uno fa può migliorare, può crescere, invece lì erano 10 minuti continui che come andava, perché non c'erano possibilità di rimedio. E quindi era particolarmente difficile ed era una tecnica che ti portava a dare un'impostazione un po' teatrale della scena e quindi anche in quello era molto difficile. Però devo dire che avevo a fianco Fabrizio Gifuni, che secondo me è uno tra i migliori attori che abbiamo in Italia e lo era già a quei tempi. E quindi mi ha aiutato tantissimo. Ed un Tavarelli, che era il regista, che è un grandissimo regista anche lui, che ci aiutava in una maniera pazzesca. Abbiamo fatto un mese di prove a tavolino, proprio come se fosse una produzione teatrale. Poi abbiamo provato una settimana nei luoghi dove avremmo girato e poi abbiamo iniziato a girare e le riprese sono durate alla fine 12 giorni perché erano le giornate che venivano raccontate appunto in questo film, quindi credo che non ci sia stata produzione cinematografica più breve di quella poi alla fine, perché la tecnica permetteva di girare ogni giorno 10 minuti più o meno. Esatto, poi diciamo che appunto il cinema è finzione, ma quindi magari in questo caso si avvicinava molto invece a quella che era la realtà. Sì, diciamo era più che altro la storia, era tratta da delle cose che aveva vissuto Tavarelli. Ed era divertente perché c'erano delle volte che io non sopportavo il mio personaggio perché il mio personaggio era troppo innamorata di questo qua, cioè non cambiava mai idea, era cocciuta, si piazzava, diceva no, tu mi ami e non lo sai, diceva delle cose. Io dicevo, Madonna, santa poraccia, mi fa pena, è ridicola. E gli dicevo, ma dai, non può dire queste cose. E lui mi diceva, ma in realtà queste me le ha scritte una mia ex fidanzata, quindi non potevo fare altro che ripeterle e basta, insomma. Poi alla fine l'ho amata perché era un personaggio tenerissimo, pieno d'amore, era ingenua e mi ha dato tantissime soddisfazioni quel ruolo. E ho sentito quest'estate Gianluca Tavarelli che mi hanno detto che gli hanno fatto un omaggio a Torino
e hanno proprio proiettato un amore ed è stato pazzesco come quanto ancora la gente lo apprezzasse, lo Esatto, seguisse, un insomma. grandissimo successo. Invece Che... veniamo al nocciolo della nostra chiacchierata, no? È da poco uscito ed è tra l'altro disponibile già nelle piattaforme digitali il tuo ultimo film che ti vede appunto protagonista, dal titolo Cosa sarà? Cosa ci Sì. puoi raccontare di quest'opera e appunto qual è il ruolo che tu interpreti? Allora, la storia è tratta dalla storia vera del regista Francesco Bruni, che un giorno casualmente ha scoperto di essere malato di tumore al sangue e quindi di dover sottoporsi al trapianto del midollo. Allora, per quanto possa sembrare un inizio molto triste, diciamo così, e un continuo ancora più triste di un calvario della persona che deve fare appunto il trapianto nel midollo, quindi deve rimanere per un sacco di tempo immunodepresso, eccetera, eccetera, il film invece ha una nota molto comica, ironica per gran parte del film. Perché lui si racconta come un regista un po' egocentrico, rompicoglioni, pieno di sé, che pensa di essere il genio assoluto e riesce in quello a prendersi tantissimo in giro. In più ha accanto delle donne, me che sono la sua ex moglie, Ah, quindi che è incredibile che io sia la sua ex moglie, essendo lui un bellissimo Kim Rossi Stewart che io non lo lascerei mai nella mia vita, non si capisce perché. Dico, una volta tanto che mi è capitato uno bello con cui essere sposata, devo essere separata, mannaggia. Che è molto apparentemente cinica e distaccata, ironica con lui, però in realtà poi lo ama tantissimo, gli vuole un gran bene e cerca in una qualche maniera, col suo modo un po' crudo ogni tanto, di rispondere ai suoi dubbi, alle sue paure, di farlo reagire. Spesso l'amore è anche quello, no? Non far vedere, non far sedere le persone nelle proprie sofferenze, ma cercare di farle reagire in una qualche maniera, farle vedere il bicchiere mezzo pieno, farle, e questo, diciamo così, è un po' il mio ruolo. È una donna molto, molto simpatica, divertente, intelligente, che ha condiviso parte della sua vita con quest'uomo pazzo, egocentrico, che credo gli abbia reso la vita un po' impossibile. Con lui ha avuto 2 figli meravigliosi con i quali sta, convive, e lui con questa malattia in una qualche maniera ritorna un po' in casa perché comunque viene seguito dalla famiglia, ecco. È una storia comunque di lotta verso qualcosa di più grande di noi e Esatto. ha un finale secondo me positivo e di questi tempi secondo me è un grande messaggio per tutti, diciamo, bisogna tenere duro, andare avanti e crederci fino in fondo che le cose cambieranno e miglioreranno, Esatto, anche se... soprattutto per il momento, appunto, per il periodo, no? Per l'arco temporale nel quale ci stiamo trovando. Sì, infatti devo dire che questo film sta avendo tantissimo successo, uno perché è un film molto ironico, gioioso e ha dei momenti veramente esilaranti dove si ride tantissimo. Poi verso la fine ti trovi anche a commuoverti, ma ti commuovi anche perché cominci a voler bene ai personaggi, alle cose e quindi ti commuovi anche di felicità e di dolcezza per quello che gli succede. E tutti quelli che l'hanno visto proprio mi hanno detto, ah, guarda, di questi tempi, un film così è un bacio al cuore proprio, ci voleva proprio. Quindi sono contenta che nonostante, insomma, non ci sia la possibilità di vederlo al cinema, che sarebbe il suo spazio ideale, però comunque la gente ha la possibilità di vederlo in questo momento storico del mondo, perché veramente è un qualche cosa che può farci riflettere su come affrontare questo momento difficile. Esatto, che poi volendo è un po' un'arma a doppio taglio, anche perché adesso appunto essendo che la gente è costretta, tra virgolette, a dover stare a casa anche la sera, magari è più facile vedere il film rispetto a quando durante la vita normale, non tanto facilmente appunto la gente si accinge ad andare al cinema.
Sì, assolutamente sì, è vero, si è stabilito, insomma, si è visto che anche con lo scorso lockdown, quello di marzo, la gente ha visto tantissima televisione, molto di più che il normale, diciamo. Io da una parte sono contenta perché comunque è sempre, si aiuta la gente a passare il tempo, a divertirsi, a riflettere sulle cose, così sarebbe bello anche se si vendessero un pochino più di libri. E se si riaprissero il cinema e la gente andasse a vedere il film al cinema, perché è stato proprio pensato per quel luogo lì, che è un luogo diverso dalla casa, perché la casa è piena di distrazioni, di rumore, invece lì è un'esperienza comune che si vive insieme a tante persone che non si conoscono, che sono sedute in sala con te e si è completamente immersi in quel racconto, è proprio un'altra cosa. Però, insomma, non essendoci questa possibilità, va bene anche. Insomma, l'importante è che il cinema italiano continua a essere visto e sostenuto dagli italiani. Esatto, invece abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato del presente. Ti faccio una domanda sul futuro, no? C'è qualcosa, qualche ruolo magari che ancora non hai fatto e che ti piacerebbe fare in futuro? Ma un ruolo particolare no, dei bei ruoli, mi piacerebbe fare dei bei ruoli, grandi o piccoli che siano. Io ho lavorato in una serie televisiva per Sky che si chiamava Il Miracolo e lì per esempio ho fatto un ruolo bellissimo, anche se non era, cioè, era tra i protagonisti, diciamo, non era la protagonista assoluta, ma una storia talmente bella che era una gioia farlo ogni volta. Quindi, dipende da quello che ti. Mi piacerebbe fare dei bei ruoli, raccontare delle belle storie, ma non c'è un ruolo specifico che mi piacerebbe interpretare, sinceramente. Esatto, mi ha dato un pochettino l'assist, no? Tu poco fa parlavi del miracolo che è stato scritto appunto da tuo marito, che invece quali sono appunto i tuoi progetti futuri? Nel senso magari state facendo qualcosa insieme, qualche collaborazione insieme o comunque qualche film per conto tuo? Allora, guarda, noi abbiamo appena finito una collaborazione insieme perché abbiamo lavorato insieme su Anna. Niccolò ha girato come regista la serie di Anna tratta dal suo romanzo, appunto Anna. E tra l'altro abbiamo girato parecchio in Sicilia e i protagonisti sono tutti bambini siciliani. Ah, E io mi fantastico. sono sì, io mi sono occupata di fare il coaching ai bambini, cioè io insegnavo a recitare ai bambini. Quindi ho avuto un periodo in cui sono rimasta giù a Palermo per un mesetto e mezzo a preparare questi ragazzini per le riprese. Poi stavo tutti i giorni sul set a seguire questa grande avventura che è stata un'esperienza pazzesca, bellissima, perché tra la Sicilia, che è la mia terra del cuore, Esatto. e tra gli odori e i profumi di tutto quello che si mangia in Sicilia, che è da morire. Tra questi bambini che erano strepitosi e mi hanno dato veramente tanto, il fatto anche di condividere qualche cosa di così grande con mio marito è stata bella, una bellissima esperienza. Poi è stata interrotta dal lockdown, poi ripresa, insomma, è durata parecchio. Nel frattempo ho girato la nuova stagione di Rocco Schiavone e sto iniziando le riprese di una serie per Netflix che si chiama Luna Park. Ah, quindi diciamo che Lorenza indovina non si ferma mai, ecco. No, no, no. Ma anche quando mi fermo faccio altro, insomma, curo le piante, faccio altre cose che non sono proprio il mio lavoro, però insomma tendo a fare sempre cose. Quindi abbiamo scoperto anche questo lato che magari non tutti non sanno di una Lorenza Pollice Verde. Le ultime due domande in scaletta, in realtà una un po' me l'hai bruciata, no? Perché appunto volevo chiederti, visto che appunto hai origini siciliane, ricordiamo da parte di papà Franco, quale fosse il tuo rapporto appunto con la Sicilia? No, beh, io l'amo profondamente la Sicilia, ogni volta che ci torno giù poi ci vorrei restare, stiamo anche cercando casa perché vorremmo avere un punto giù a Palermo perché si sta troppo bene, almeno io dico Palermo perché è la città della mia famiglia, però come ti muovi in Sicilia, Catania, Siracusa, Agrigento, ovunque vai si sta bene, insomma è bella, c'è un clima stupendo, ma soprattutto i siciliani sono un popolo strepitoso, sono sempre comunque, hanno un'occasione per
essere di buon umore, di fare la battuta, basta che esce una giornata di sole più bella e già se ne vanno a mare, sono tranquilli, gioiosi, cioè sono proprio un popolo che se la gode, dico io, che sa godersela. Diciamo di non abbattersi più che altro. Bra, sì, è un popolo che comunque anche si accontenta anche delle cose, non è che si accontenta, apprezza le cose belle che ha. E quindi no, no, è sempre una gioia tornare giù, guarda. E Stupendo. noi ce lo auguriamo. Invece Sì. l'ultima domanda che mi ero preparato di farti, perché appunto sei un'artista, un'attrice più che altro completa. Qual è il consiglio che ti sentiresti dare ai giovani che vogliono intraprendere il mestiere dell'attore? Allora, voglio dirgli che è un mestiere molto difficile, che quello che si vede in apparenza non è, è proprio una piccola parte del lavoro e che tra l'altro per me è la più brutta e noiosa, cioè quelle delle prime, delle anteprime, delle foto, dei giornali, del patinato e quella roba lì. Dietro invece c'è un lavoro grosso, profondo e fondamentalmente bisogna capire bene se si ha la passione. Perché ci vuole assolutamente passione per fare questo lavoro e divertirsi sempre. Bisogna sempre divertirsi, che si faccia parti drammatiche, comiche, bisogna divertirsi, sentirsi bene proprio quando lo si fa. Perché se succede questo, allora lo succede, puoi farlo succedere anche a chi lo guarda, hai capito? Allo spettatore. E vuol dire che stai nella strada giusta. Fare delle scuole di recitazione, imparare, non improvvisarsi. Perché le scuole comunque possono affinare un talento e basta questo, Diciamo che appunto questo. il mestiere quindi dell'attore è sicuramente tra tutti i mestieri quello che veramente si deve amarlo per poterlo fare, perché sennò diciamo meglio che cambi Assolutamente sì. strada. Secondo me sì, perché comporta talmente tanti sacrifici, è un lavoro che comunque si è continuamente sotto esame, continuamente, ogni nuova cosa. Anche se, come dire, sei stato preso per il film, poi sul set vieni comunque giudicato, sei sempre sotto esame, devi sempre essere performativo. È molto, molto difficile da sostenere psicologicamente. Ci sono anche dei momenti in cui magari non si lavora, è una categoria non tanto sostenuta, anche se pensi in questo momento sono quelli meno sostenuti, gli attori, sono Esatto. chiusi. Tutto, teatro è chiuso, il cinema lavorano in pochi, il cinema quasi non si fa, la televisione lavorano in pochi, quindi insomma non è facile, però con la passione si può arrivare ovunque. Esatto, allora io ringrazio per questa splendida chiacchierata, Lorenzo Indovina. Grazie a te. Mi auguro con tutto il cuore di poterti ospitare nei nostri studi non appena tutta questa situazione sarà finita. Volentierissimo, salutami la Sicilia. E la Sicilia saluta Lorenzo Indovina, grazie, alla prossima! Ciao, ciao, grazie a te.